Sapete che cos'è un engine swap? È una pratica molto diffusa tra i petrolhead che consiste nel sostituire il motore di un modello originale con quello di un'auto molto più potente. Di tuner che praticano questi trapianti ce ne sono quanti ne volete. Ma per trovare un costruttore che avesse il coraggio di fare un engine swap sono dovuto tornare in Inghilterra e questa è l'auto che ho trovato. Ma come? Tutta questa strada e poi vi porto a vedere un black cab a gasolio? Ma no dai, che scherzo! L'auto che volevo raccontarvi oggi è lei, la nuova Lotus Exige Cup 430. Di cosa si tratta? Beh, si tratta semplicemente della Lotus più veloce, potente ed estrema mai realizzata. Non erano mai arrivati a così tanto gli ingegneri inglesi perché hanno preso il motore della Evora GT4 E30 e l'hanno conficcato in una Exige. Risultato? Un'auto che pesa come una Citroen C1, praticamente, poco più di 1000 kg, 1056 per essere corretti, con 436 cavalli. Follia? No, alla Lotus ci hanno provato, ma non dovete pensare che sia semplicemente un engine swap come fanno i tuner, perché qui, per tenere a bada una potenza così estrema su un peso ridicolo, hanno riprogettato mezza macchina, a partire dal telaio che è stato modificato semplicemente perché il motore della GT430 non ci stava, e poi un'aerodinamica completamente rivista per cercare di sviluppare una downforce in grado di tenere a bada tutta questa potenza su un giocattolino così leggero. Un carico aerodinamico, pensate, di 200 kg alla massima velocità, 290 km/h. Uno aspetta tutto l'anno di guidare l'auto stradale più estrema della sua vita e ovviamente il tracciato è fradicio perché siamo in Inghilterra. Che sfortuna. Vabbè, prima dentro e andiamo a vedere cosa succede. Oggi bisogna trattare l'auto con una donna, delicatamente, sempre, sia quando si va sul gas, sia quando si va sul freno. Il tracciato è fradicio come in questa tornante, non ho assolutamente grip davanti e poi giù tutto, e qui però entra il volumetrico Edelbrock americano che dà una sovralimentazione pazzesca al 3.5 litri V6 Toyota, portandolo, udite udite, a 436 cavalli. Come scappa da tutte le parti. Newton per metro 440, non pochi. Qui c'è una S micidiale inondata d'acqua. Sui freni mi aggrappo piano per evitare che l'auto si scomponga. Sono stati cambiati totalmente rispetto a quelli della Exige 380, sempre impianto AP Racing, ma più leggero e più potente. La cosa incredibile infatti è che, sebbene il motore della GT430, cioè il V6 portato a 436 cavalli, sia molto più pesante di quello da 380, perché è proprio un altro motore con tante modifiche, soprattutto ai sistemi di raffreddamento, l'auto pesa 12 kg meno dell'Exige 380. Chicane, e si entra dentro sempre delicatamente perché ho un passo cortissimo e tanto sottosterzo qui. Viva l'elettronica! Ma quando butti giù tutto è spettacolare, qui senti proprio il rapporto peso-potenza pazzesco di quest'auto che ti si appiccica addosso, perché ricevi una spinta pazzesca. Le reazioni dello sterzo, come vedete, sono dirette, non c'è nessun filtro, non ho nessun tipo di servoassistenza. È frustrante guidare quest'auto così perché si avverte che il potenziale è altissimo, però le condizioni di oggi non ci permettono di sfruttarla a pieno, anche se ho, per fortuna, oltre all'elettronica, un carico aerodinamico che mi aiuta ad avere comunque stabilità anche in condizioni pessime come queste. Ho delle gomme Michelin Pilot Sport Cup che sono mamma mia, che sono fantastiche, ma quando è asciutto, quando piove, è meglio lasciarla in garage. Come sempre mi accade in casa Lotus, mi piace tantissimo guidare
le auto con il compressore perché la risposta è immediata, non avete nessun turbo lag e soprattutto il motore? Mamma mia, no, l'avantreno! Tira che è un piacere fino a 7000 giri, infatti la potenza massima ce l'ho molto in alto e questo è puro godimento. E la cosa incredibile è che questa è una delle poche auto dove veramente riesci a sentirti un tutt'uno con il sedile, con la meccanica, ti appiccichi alla sua anima, ti appiccichi alla sua anima e inizi a cantare, danzare insieme a lei. Sentite che sound, non è rovinato dalle turbine. L'agilità di quest'auto è fantastica, difficile trovare qualcosa di paragonabile sul mercato oggi. Rispetto alla Evora non ho un differenziale autobloccante, pensate, per cercare sempre di avere meno peso, e quest'auto ha un open differential, quindi differenziale open aperto e si affida solo al traction control per avere motricità in curva. In una giornata come questa non si riescono a scaricare a terra tutti i cavalli, ma il divertimento è assicurato. Qui avrei bisogno di Max Verstappen qua di fianco, sapete che lui è un mago del bagnato, lui sì che saprebbe come trattare una donna, o meglio un'auto sull'acqua, e avrei bisogno proprio dei suoi consigli. Max, proteggimi tu in questa staccata. Vado bene così, Max, e andiamo dentro la chicane. Oh, sentite che sottosterzo e giù tutto. Vi assicuro che se siete amanti dei sovrasterzi, qui non mancano. È come guidare la Evora, però qui la spinta è ancora più brutale, cioè appena, mamma mia, appena affondo sul pedale del gas mi incolla lo schienale. E questo è tutto rapporto peso-potenza, inutile aggiungere cavalli. Per avere una sensazione così brutale, così immediata, così viva, bisogna solo puntare su questo. Peso da C1, peso da C1 e potenza da supercar. Mentre tento di uscire indenne da questa micidiale chicane, volevo parlarvi del prezzo, che è l'unica vera brutta notizia di questa Lotus, perché come spesso accade nel mondo delle supercar, qui la logica funziona al contrario, cioè meno roba c'è più costano le auto. Questa in Italia costerà circa 131.000 euro, una cifra veramente importante per un Exige, una cifra veramente importante però per un'auto che è qualcosa di difficile da trovare per chi vuole tornare indietro con le sensazioni, con le emozioni, con la filosofia. Sono 131.000 euro spesi bene. Qui bisogna dare gas gradualmente appena hai le ruote dritte e sgomma in terza, ve lo assicuro. Le gomme non riescono ad andare in temperatura, si fa quasi tutta in pieno, ma c'è un bel muro di gomme che mi aspetta lì, quindi meglio stare attenti. Limitatore a 7000, giù tutto, e qui senti che la passione ti scorre nelle vene, ti sta dando tutto. Avete visto, appena si è alleggerita, come diventa impegnativa quest'auto. E su strada com'è da guidare? Pensavo peggio, sinceramente. Le sospensioni sono regolabili, ora sono regolate su la guida on road, e devo dire che non è neanche così male. Il rumore però è allucinante, quindi fare un viaggio qui credo sia francamente impossibile. Ma questa giornata in compagnia della Lotus mi ha lasciato altro, e cioè un sentimento romantico che non esiste più, secondo me, nell'industria automobilistica, perché questo marchio inglese è l'unico che continua a fare auto nude e crude, pezzi di ferro meccanici, con un cuore e un'anima. Ragionavo prima sugli interni, sono quanto di più spartano possa esistere. Ormai anche le auto super sportive, le supercar, sono piene di tasti, bottoni per cambiare qualsiasi cosa: sospensioni, scarico, risposta del motore. Qui invece
non c'è niente di tutto questo, giusto un manettino per il traction control, l'SP, un bel cambio manuale, un leveraggio a vista che è un capolavoro, un volante senza servoassistenza, trazione posteriore, ripartizione dei pesi perfetta e via. Ed è tutto questo che rende la Lotus qualcosa di unico. Non c'è un'auto così al mondo oggi, ve lo posso garantire. Forse bisogna andare su qualcosa di ancora più estremo come una Radical, ma il bello è che questa è street legal, cioè è omologata e ci potete andare su strada, perché ha targa e frecce. Un sogno? Per me sì. Per voi? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima Supercar. Io adesso devo guidare.